Ma il tema è sempre l'azzardo vincente, l'azzardo che ha fruttato qualcosa. Mm-hmm. Gli esempi sono numerosi, stanno arrivando qui all'800-800-002. Eccolo. E la testimonianza dell'immarcescibile Simone da Gubbio ci sarà molto utile. Buongiorno Simone. Buongiorno Coniglio, buongiorno Simone. Forza Italia, finalmente Ale, fuori in senso dire, buono, in senso Italia. Buono. Simone, io ti riconosco, tu sei un ascoltatore storico e del questo... Giro del Coniglio e ci hai mandato foto con la tua con la maglietta del Ruggito da praticamente da tutto il mondo. Dove sei adesso? Adesso sono nella città più bella del mondo, che è Gubbio. Ah, vabbè, sei a casa. Quindi sei a casa. Perché io giro il mondo per poter dire che Gubbio è la città più bella lo del so, mondo. Lo so, gli italiani lo fanno, purtroppo, gli italiani lo fanno. Ma che è successo, Simone? Una sola parentesi, qui a sentivo del San Pietrino. Io una vita che io ho un pezzo di Machu Picchu, un pezzo di Partenone, un pezzo di Taj Mahal. A casa mia ho pezzi di tutto il mondo, quindi io questa moda l'ho... Quindi, Simone, tu stai dicendo... sta arrivando l'Interpol, Simone, sì. E quindi sbrigati a raccontarci. Stai dicendo che è una vendetta contro di te. Forse ad personam. Che è successo, Simone? Allora, ero in Nepal. In Nepal c'è un fiume, anzi, molti fiumi sono infestati dai coccodrilli, sì, che sono abbastanza cannibali, non come quello del che ha mangiato il braccio di prima. Sì. E però dice la leggenda che quando entra l'elefante nel fiume per lavarsi, i coccodrilli scappano. Allora, è una leggenda, alcuni dicono di sì, alcuni di no. Io ho fatto questa scommessa con tutti i miei compagni di viaggio e anche con altri giapponesi che erano lì pronti con le telecamere a immortalarlo, che avrei fatto il bagno immergendomi insieme a un'elefantessa e in questo fiume, che tra l'altro era di un marrone, sembrava il Tevere quando sfocia Fiumicino. Sì. E allora a un certo punto, dopo aver raccolto dei soldi, io mi sono immerso con un po' di paura con questo elefante, però è andata bene perché l'elefante in effetti ha fatto scappare questi coccodrilli. Sì. Ho delle immagini che a breve vi posterò sul sito. Certo. E io mi sono crogiolato con questa elefantessa, quasi è stato un fare un bagno come quando ero piccolo nella tinozza, mi sono rientrato nel grembo materno perché proprio mi sentivo protetto da questo pachiderma. Ti credo, è un po' come quando uno dice guardate che chiamo mio cugino, è un po' lo stesso meccanismo. Sì. Esatto. Quindi, però avevo sempre paura che da sotto sentissi il mio piede essere mangiucchiato da qualche magari forse era l'elefantessa che faceva piedino, chi lo può dire, comunque sia, amici, nel caso sappiate che un elefante fa sempre comodo. Un'ultima cosa, Simone, che ti sei rubato in Nepal? In Nepal mi sono rubato un pezzo della Durban Square di Kathmandu. No, non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Ciao Simone, non lo voglio sapere.